Se da sola no, sì. 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 Bella compagnia. Sì, 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 scusa, quelle ragazze. È bravo, ragazzi. Posso scusare? Eh? Sì, 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 sì. No, non ci sentiamo, ci sentiamo di là, faccio parte. Vuoi lasciare tutto? Sì. Prego. Com'è andato? È arrivato... In addirittura in anticipo. Ieri? Ieri, sì, sì. Ieri, no, sono in anticipo arrivato. In anticipo di orario? Di orario. Ah sì, era in fase. Erano tutti stupiti. Io ci ero andato in anticipo. Grazie per l'accoglienza. Ma figurati. Ho depistato un po' la vostra organizzazione. Sì. No, mi avevano preparato un'accoglienza direttamente dal volo. Ah, sì, con... Io non l'avevo capito, per cui invece sono andato via normale, come tutti. Quindi alla fine mi hanno cercato un po', ma non ce l'abbiamo fatta. L'avete trovato? Sì, poi se vuoi alla fine al bus, tutto è... Sì, sono stato trovato. No, qui quando sei un ospite, sei un re. Quando vieni a lavorare sei un schiavo. Capisco bene. È sempre così. Tutti i profeti si maltrattano a casa loro, però quando sono fuori sono famosissimi, così. A casa ti abusano, come tutti i sindaci. Dovrai ricambiare, Quando vuoi dovrete ricambiare, sì. Ti aspetto, Manto. No, vengo volentieri. Abbiamo avuto dei piani con il festival, sì. Poi qualcosa è successo che non... Noi abbiamo partecipato al festival e pensiamo anche di proseguire un po' l'idea del festival, perché sul festival noi avevamo un'area dedicata completamente a Tirana, sì. Con libri di scrittori albanesi e non dedicati a Tirana. Super. E pensiamo di farlo anche qui, non solo sia da scrittori albanesi, scrittori sì. Stranieri, e magari anche con una sessione su Caldarè, come anche sì. Il sindaco proponeva, perché abbiamo appena visitato sì. La casa studio Caldarè. È tutto un cantiere da sì. Fuori, sì, fuori però... ma dentro... Dicevo, sarebbe interessante... quest'anno che appunto festeggiate e celebrate i 100 anni sì. Dell'Italia, magari attorno a Caldarè immaginare di fare un piccolo festival internazionale dove chiamate letterati e autori europei, internazionali a parlare, a leggere Ma le sue opere. Ma ha incontrato Anna, la nostra direttrice? Sì, forse lavoriamo con lei e facciamo una bella cosa. Come vanno le cose a casa? A Manto è abbastanza bene. Sì. Tra 4 mesi voto, quindi poi te lo dico. No, lui è modesto perché ci ha fatto vedere i sondaggi quando eravamo in settembre e c'era uno o due neighborhoods, come si dice? Quartieri. Che era un po' più basso del 60% di la popolarità. Tra i sondaggi non ci credo. Ma hai detto come abbiamo vinto noi? 99%? Oh, l'ultimo no, perché sì. No, scherzo. Abbiamo qui un'opposizione che si è messa molto male. Il leader dell'opposizione, in Italia, se tu perdi come il nostro amico Renzi, tu vai via, normalmente, tutto il mondo. Qui se tu perdi, trovi una scusa. Per restare, perché è tutta colpa degli altri che non hai vinto. Ma però anche l'Italia in realtà, no, insomma, cioè. Sì, però una regola c'è, se perdi vai via, viene un altro, si va avanti. Più o meno. Matteo l'ha fatto per un certo, da Presidente del Consiglio, dopodiché altri sì. Sono... Sì. Però sì. Qui loro hanno perso 2013, 2015, 2017, e al 2019 hanno trovato un alibi, noi non partecipiamo. Ma guarda, forse non vincete la maggiorità, però qualche città lo potete vincere. Così sono stati solo una quarantina di piccoli partiti e poi abbiamo stravinto. Però... La quarantina? Sì, le scorse elezioni, ma prendono tutti ma in città? In città, soprattutto per il consiglio, non per sì. Così abbiamo la maggioranza. È stato solo un candidato della destra, sì. Così abbiamo stravinto. E al consiglio abbiamo una grandissima maggiorità. Così 6-7 di questi piccoli partiti hanno preso un consigliere.
Noi abbiamo circa 55. 55. Però adesso so che sono incontrati con Luigi Soreca, che è un altro amico italiano, per lui il capo della delegazione europeo. E credo che hanno detto vogliamo elezioni anticipate. E noi diremo sì, domani. No, domani non siamo pronti. Però, e le elezioni sono il prossimo anno. Qui? Sì. 4 anni, no? No, per il governo. Ah, per il governo, per il Parlamento. Sì, sì, sì. Per la stanza dei deputati. E così, come in Italia, una telenovela sulla politica nazionale, e sono sempre i sindaci che fanno delle vere cose. E ho visto anche in Italia, con Nadella, con tutti. Sì, ho visto, è stato Dario. Sì, Dario, sono molto amico. Con Beppensare siamo stati a Rimini, con De Caro a Bari, che è il più vicinissimo di casa. E trovi che Italia ha dei dirigenti locali, sindaci bravissimi. E poi alla politica nazionale c'è sempre un casino. Sì, però sì. Altrimenti le città italiane sono. Sì, da noi il problema infatti è la riforma. Gestiti, sì. Sì, il problema però è la riforma dello Stato, cioè le città hanno pochissimi poteri. Sì. E questo è un problema per noi, perché in realtà la classe dirigente è lì, poi si ferma però. Sì, c'è un tampone e non ci va. Sì, non ci riesce. E a differenza dell'Albania, cioè Tirana, ci sono molte città, però capitale, se tu pensi in Italia, Milano oggi ha un peso ben superiore a Roma, ad esempio, no? Anche altre città. Quindi c'è una discussione lunga, eterna, che non porterà da nessuna parte sulla cosiddetta autonomia, cioè cercare di avere un po' più poteri su scala urbana, anche perché in realtà l'economia stessa ormai gira sulle città. Sì. Mantova quanti abitanti? Mantova è piccolissima, come residenti ha 50.000 residenti, sì. Gestisce circa 200.000 persone, perché in realtà sì, gravitano sì, 5 sì, comuni sì. Attorno. Voi avete fatto nel 2015, avete fatto, no? È stata una cosa molto coraggiosa, però molto la giusta cosa di fare. Abbiamo avuto dei piccoli comuni e ci voleva un ponte per connettere le due parti della rete. Uno era di destra, uno era di sinistra, i sindaci. Chi costruiva il ponte? Non si mettevano mai d'accordo. Così questo è un po' merger acquisition. Abbiamo adesso 27 ex comuni che sono riuniti una Tirana centrale. È difficile per il sindaco e la squadra, però per la gente e nelle zone rurali dove non vedevano mai investimenti. Siete riusciti a portare servizi? Sì, certo. Ti do il nostro orologio, che è il chilometro zero di tutte le distanze in Albania, e questa qui vicino al municipio. Così la prima cosa che hanno fatto quando è stato dichiarato il capitale, hanno avuto un orologio moderno, perché andavano in questa piccola città, non si sapeva mai quando si va a lavorare, quando si va a pregare. Così hanno cominciato da rifare l'orologio. È un po' come la nostra storia qui, abbiamo cominciato perché l'orologio non funzionava per 4 anni con l'ex amministrazione, e abbiamo cominciato a rifare l'orologio come i nostri antenati 100 anni fa. E sono tutti questi schettici, dicono, ma questa non è la cosa più importante. E abbiamo detto sì, ci sono tante cose importanti, però se non si comincia dalla prima ora a funzionare con un tempo, con un ritmo di evoluzione, e per essere sempre preciso con quello che facciamo, non c'è autorità nelle montagne 30 km da qui. Così è un po' un simbolo della nostra città, e spero che ogni volta che lo vedi al tuo ufficio ti ricordi che hai dei amici qui, una casa grazie. Aperta, e sei sempre sempre benvenuto. Grazie, grazie davvero. Grazie a te. Bellissimo. Grazie. Super. Io ti ho usato. Allora, questo è il primo francobollo della capitale italiana della cultura nazionale, fatto dalle Poste Italiane, ed è il primo. E qui. Questo è il primo che è stato siglato per la capitale italiana della cultura.
anche noi dobbiamo fare questo. Infatti, infatti volevo proporvi questo. Lo stanno decidendo ora nel, che il questo consiglio. Ah, sì, consiglio delle poste? Sì, perché si questo fa decidere 2 anni prima. Facciamo foto? Sì. E lo mandiamo ai nostri delle poste? Sì, sì. Diciamo, si fa così. Non è tanto difficile. Si fa così, si fa così. Impariamo dai migliori. E questo invece è un book che abbiamo appena rifatto su Mantova e ti arriverà, perché purtroppo non era pronto e credo che arriverà forse già domani, il Virgilio d'argento della città di Mantova. Grazie. Che purtroppo però siccome viene fatto serigrafare, personalizzare, grazie, non hanno fatto in tempo a farlo, ma questo arriverà domani. Questo è bello. Città d'arte e di cultura. Është kryetari i bashkisë Mantovës. Po. Është super. Allora, hanno fatto un po' di lavoro così. Aiutiamo un po'. Sì, grazie. Per Tirana e Mantova. Sai che 3 milioni ho visto gli alberi. No, 2, 3 in Milano. E scherzo con Beppe Sala perché ho detto a Stefano guarda, noi abbiamo cominciato 3 anni fa. Milano si è solo svegliato adesso. No, questa idea del... Se non si suda non vale. No, no, ma tra l'altro sarà il nostro futuro lavoro, eh? Sì. Mirë, jam shumë i lumtur sot që Matia, miku im i mirë, kryetari i bashkisë Mantovës, është sot në Tiranë. Është takimi i unë i parë me një kryetar bashkie në shekullin e dytë të Tiranës. Dje e festuam 100 vjetorin, i gjithë ky vit do jetë një vit festimesh, dhe jam shumë i lumtur që këtë shekull dytë e hap me një mik shumë të mirë të Shqipërisë, por sidomos të Tiranës me gjithë bashkëpunimet që kemi pas. Shumë njerëz mundon çfarë lidhje ka Tirana me Mantovën. Jemi të dyja qytetet numër 1 në vendet respektive për pemët e mbjella. Mantova në Itali dhe ne këtu në Shqipëri. Jemi prap qyteti numër 1 të dyja në vendet respektive për pistat e bicikletave. Edhe unë besoj që për gjithë ata që thonë dum Tiranës si shtetit, ja shtetit bëhet kështu. Duke mbjellë më shumë pemë, më shumë pista bicikletash, më shumë transport ekologjik, si taksit elektrike që në ardhën Tiranë, edhe besoj që ardhmja e qyteteve tona lidhet kryesisht me këto lloj temash. Ndërkohë që jam sot shumë mirënjohës për gjithë ndihmën që na ka dhënë për të mikpritur Tiranën dhe për të dhënë një sallon dhe një vëmendje speciale në ekspozitën edhe në të gjithë panajiret që bëhen në Mantova, sidomos në panajirin edhe festivalin e letërsisë. Jam mirënjohës sepse vjet Tirana ishte e ftuara e nderit edhe kishte një hapësirë speciale në festivalin e letërsisë edhe mezi pres që këtë vit me propozimin e Matias ne t'i dedikojmë një hapësirë, duke qenë se është 100 vjetori i Tiranës dhe ne sapo kemi hapur muzeun Kadare, t'i dedikojmë një hapësirë jo vetëm Tiranës, po dhe shkrimtarëve nga Tirana, duke filluar nga Kadareja, po dhe të tjerë, për cilët ka një interes në Itali, po për cilët dhe ne krenohemi që janë një patent dhe janë një simbolik shumë e fort e qytetit të Tiranës. Me zi presë që ne ta vazhdojmë të bashkëpunim, edhe ne do të përgatitemi jo vetëm që në 100 vjetorin e Tiranës të kemi një prezencë dinjitoze në festivalin e letërsisë në Mantova, po duam të mësojmë nga më të mirët edhe për vitin 2022, ku ne do të jemi kryeqyteti europian i rinisë. Mantova ka qenë kryeqyteti europian i kulturës, do të thotë që e ka kaluar këtë lloj zbori, pra ka kaluar të gjithë sfidën e të mikpriturit mira njerëz, dhjetra aktivitete, një menaxhim perfekt i vitit europian të kulturës, edhe besoj që do mësojmë prej tyre dhe do të përdorim të gjitha hapësirë dyvjeçare që gjithë ekspertët tanë të përgatisin një vit
europian të rinis në qytetin e Tiranës për të mos u harruar dhe për të kthyer në një etalon të çfarë do të thotë një organizim dinjitoz europian i aktiviteteve. Ashtu siç më tregoi Matia, këto janë oportunitete fantastike. E vë qytetin hart, flet gjithë Europa për kryeqytetin tënd, nëse je i kulturës apo i rinis. Kështu që duam që të mësojmë nga më të mirët, edhe besoj që në finale, pavarësisht se raportet e Shqipërisë dhe Italisë janë perfekte, raportet mes qyteteve, ku jetojnë njerëzit për vërtetë që bëjnë shkëmbime reale, si në kulturë, si në biznes, si në studime, janë ato që i mbajnë popujt bashkë. Kështu që sot jam shumë mirënjohës që jam në Tiranë edhe mezi presi të kthehem për vizitë. Faleminderit shumë. Grazie innanzitutto per l'accoglienza, che è un'accoglienza bellissima e che dimostra l'amicizia e che dimostra la volontà di costruire relazioni. Sono felice di essere qui a festeggiare con voi i 100 anni di Tirana Capitale e anche per dirci che le città hanno sfide comuni. Anche città, una città grande in crescita come Tirana e anche una città piccola come Mantova, ma in realtà abbiamo le stesse sfide. Le sfide sono appunto quelle di trovare nella crescita l'opportunità di creare in realtà più servizi, più giustizia e più sostenibilità delle città. Se noi guardiamo ai processi globali ci accorgiamo che riusciremo a superare alcuni rischi e riusciremo al tempo stesso a vincere alcune sfide solo partendo dalle città. È del tutto evidente come il rapporto quindi tra le città, tra le metropoli e anche tra le medie città è un rapporto fondamentale per darsi obiettivi comuni, scambiare modelli, costruire rapporti che siano in grado da un lato di rafforzare quella che è la coesione, di facilitare tutti i processi di unione, penso ad esempio nell'Unione Europea, e al tempo stesso di trovare quegli indicatori che servono per fare della crescita la possibilità per tutti di partecipare a una vita degna, a una qualità della vita. Questo è anche l'unico modo per evitare che i nostri paesi, l'Europa tutta, non solo, sia presa dalle paure, dai populismi, dalle voglie di chiusure. Noi dobbiamo aprire perché il futuro deve essere un futuro nel quale appunto la crescita significa sostenibilità, significa capacità di rendere moderne le nostre città e significa la possibilità di far partecipare alla vita che oggi fa più fatica a farlo, dalle politiche della casa alla possibilità di muoversi, al lavoro, agli investimenti. Tirana è una città che sta crescendo tantissimo e nel crescere però si sta preoccupando di abbracciare e di coinvolgere tutti, perché questo è il ruolo della capitale. E non c'è alcun dubbio che festeggiare i 100 anni della capitale oggi significa lanciare quella sfida, e voi lo state facendo con un ottimo lavoro di squadra, un'ottima amministrazione, uno staff giovane, anche questo fa la differenza, e con idee moderne europee, e credo che questo sia l'esempio più importante. Noi siamo una piccola città, ma con l'orgoglio di essere una città UNESCO, una città che ha una storia molto forte, una città che ha sempre tenuto unite in realtà più province e più regioni, è una città che ha investito e sta investendo tantissimo sulla sostenibilità, la ciclabilità, sulla cultura. Ci sono diversi progetti che possiamo fare insieme, portare risorse europee, valorizzare l'accesso alla cultura, valorizzare anche gli strumenti digitali per conoscere la cultura. Penso al lavoro importante che state facendo anche qui da questo punto di vista, e non c'è alcun dubbio che possiamo da questo punto di vista anche costruire rapporti in grado di far crescere la nostra città. Stiamo nella nostra dimensione investendo sulla forestazione urbana, è un altro grande tema che riguarda come le città aiutano a ridurre, a scongiurare il surriscaldamento globale, ma è anche un grande tema di come leggiamo le città, perché il verde nella città è un'infrastruttura, ha a che fare con un'idea urbanistica di città, di vita delle città. Il lavoro che avete fatto in questa splendida piazza lo dimostra, è ridare lo spazio pubblico ai cittadini. Questa è una politica molto forte ed è la politica del futuro, per cui sono contento di essere qui. Naturalmente aspetto la rinda a Mantova perché voglio fargli vedere la mia città e costruire insieme le nostre politiche.